La prefettura di Pavia ha comunicato gli stanziamenti per i 37 comuni dove si trovano i centri migranti. 860.000 euro a disposizione delle amministrazioni. Vi svegliamo i dati comune per comune. La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto una maxi evasione da parte di un imprenditore, imprenditore del Bresciano, in banca 2 milioni di euro per il fisco nullatenente. Duro attacco del consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Brendolise contro il suo partito e contro la Giunta De Paoli, che finisce in minoranza nel voto sulle tariffe dei parcheggi. Effettuato il riconoscimento ufficiale dello studente irlandese scomparso venerdì, il corpo ritrovato senza vita ieri a Confluente. Indagini ancora aperte, si segue l'ipotesi del suicidio. Intervista esclusiva a Virginio Rognoni, intervenuto in un evento pubblico a San Nazaro. Lavoriamo sui giovani, ha detto l'ex ministro, dando ottimismo e spiegando la democrazia. Alle battute finali, il concorso del Comune di Stradella che premia le migliori start-up create dagli studenti delle scuole superiori. Un piccolo incentivo economico per le idee più innovative. Buonasera, benvenuti a Pavia Italia. Adesso arrivano i soldi per i comuni dove si trovano i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Sono 37 i comuni interessati nella nostra provincia, 860.000 euro, la torta da spartire, che si riferisce alle presenze registrate nello scorso anno, nel 2016. Un intervento che porterà per alcuni comuni anche soldi importanti per il bilancio, e stiamo soprattutto pensando ai piccoli comuni, ma non è da escludere che questo nuovo intervento, che è stato deciso dal Ministero dell'Interno, possa provocare ulteriori polemiche. Vediamo però i dettagli e tutte le cifre nel nostro servizio di apertura. Arrivano i soldi per i comuni che ospitano i richiedenti asilo. La prefettura di Pavia ha reso note le somme spettanti ai centri del nostro territorio dove sono collocate le strutture che accolgono i richiedenti protezione internazionale. Somme stanziate dal governo con apposita legge del 1 dicembre 2016 che il Ministero ha deciso come ripartire. Si parla di 100 milioni di euro per tutta Italia senza vincolo di destinazione. Soldi che non andranno alle strutture di accoglienza private, ma ai comuni dove queste strutture si trovano, e alle amministrazioni potranno fare di questi soldi ciò che vorranno. L'assegnazione è stata stabilita in base alle presenze registrate nel 2016, 860.000 euro da dividere tra 37 comuni. Chi prenderà più soldi è Stradella, 66.500 euro, e in questo sicuramente pesa il maxi centro di accoglienza costruito dalla Croce Rossa all'interno di un capannone di Via Nazionale. Segue a ruota San Martino Siccomario, i cui alberghi cittadini sono da tempo utilizzati per ospitare i richiedenti asilo. Al comune Le Porte di Pavia andranno 62.500 euro. Terzo gradino del podio per Mortara, 56.000 euro. Sopra quota 50.000 euro si trovano anche Pavia e Voghera. Andando ad analizzare le tabelle fornite dalla prefettura, saltano all'occhio anche le importanti somme destinate a piccoli comuni. Castelletto di Branduzzo, teatro lo scorso anno di una clamorosa protesta dei migranti, prenderà 44.000 euro. Si fanno notare anche 37.500 euro per Borgo Priolo, 12.500 per Borgo Ratto Mormorolo, 35.500 per Candia Romellina, 17.500 per Canneto Pavese, 36.500 per Gropello Cairoli. Soldi che per le piccole amministrazioni potrebbero fare molto comodo. E altri comuni dove l'arrivo dei richiedenti asilo ha suscitato forti polemiche? Romagnese, con il suo centro d'accoglienza nella piccolissima frazione di Casamatti, riceverà 19.000 euro. Robbio ne otterrà 34.000. Sant'Angelo Lomellina, dove il maggior numero degli arrivi era avvenuto negli anni passati e quindi non tutti sono stati contabilizzati, avrà 11.000 euro. 20.000 euro il fondo previsto per Vigevano. Non compare invece nell'elenco Montesegale, dove i richiedenti asilo erano stati ospitati per qualche settimana in una struttura per la quale il comune non aveva mai dato l'agibilità. In ambito politico fa notizia il duro attacco del consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Brendolise contro il suo partito e contro la Giunta De Paoli, uno sfogo partito dai social network che sta suscitando le prime reazioni. Brendolise tra l'altro è reduce da un successo a livello personale, perché in consiglio comunale è riuscito a mettere in minoranza la Giunta, che era contraria inizialmente a un suo provvedimento che proponeva l'abbassamento delle tariffe per il parcheggio dell'area Cattaneo. Ricostruiamo che cosa è successo nelle ultime ore con il servizio di Mario Fortunato.
Come spesso accade, la polemica politica corre sui social. Dopo alcuni mesi di riflessivo silenzio, il consigliere comunale del PD, Francesco Brendolise, ha riposto la carota, sfoderando di nuovo il bastone. Un'analisi in vista delle elezioni del 2019, condivisa con gli amici di Facebook, in cui demolisce partito e giunta di palazzo mezza barba. Per il 2019, scrive Brendolise, il PD, che oggi non esiste, deve porsi come architrave di un'alleanza tra coloro che a sinistra vogliono dialogare seriamente sullo sviluppo della città, senza radicalismi e pregiudizi ideologici, e questo mondo moderato che rifiuta il salvinismo. Un occhio a sinistra dunque, ma anche al centrodestra, una risposta nemmeno troppo velata al sindaco De Paoli, che nei giorni scorsi dalle colonne del quotidiano locale aveva chiuso qualsiasi ipotesi di inciucio. E se il partito non esiste ed anzi è inconsistente politicamente, non va meglio la gestione amministrativa. Occorre rilanciare la città ed invertire il lento degrado che è sotto gli occhi di tutti, scrive Brendolise. Ed i primi segnali politici di insofferenza tra le righe si sono potuti cogliere nell'ultimo consiglio comunale. L'ordine del giorno proposto dallo stesso Brendolise sulla revisione delle tariffe della sosta nell'area Cattaneo è passato nonostante il parere contrario di sindaco e giunta, grazie al voto dell'opposizione e soprattutto di 4 consiglieri dissidenti del PD. Una sfumatura che non è passata inosservata. Insomma, come accaduto in passato, gli affondi di Brendolise scuotono maggioranza e centrosinistra. Non è un caso che dopo pochi minuti la pubblicazione del post da parte del consigliere comunale del PD sia uscita questa presa di posizione dell'assessore Moggi. Che cosa diventa un presuntuoso privo della sua presunzione? Provate a levar le ali ad una farfalla, non resta che un verme. Nessun riferimento esplicito al collega di maggioranza, ma le voci di corridoio e soprattutto il gradimento del vice sindaco Gregorini e dell'assessore Lazzari suonano come i classici due indizi che fanno una prova. Operazione della Guardia di Finanza di Pavia che riesce a ricostruire flussi di denaro e interessi riconducibili a un imprenditore originario del Bresciano. Teoricamente, ufficialmente era nullatenente e invece sentite che cosa ci racconta Luca Pattarini. Per lo Stato italiano era ufficialmente nullatenente, ma in realtà in banca. Aveva quasi 2 milioni di euro. A finire nei guai un imprenditore cinquantenne domiciliato a Brescia, ma che operava con le sue società anche nelle province di Pavia e Milano. Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo 6 mesi di indagini, sono riusciti a ricostruire il complicato gioco di scatole cinesi che nascondevano l'attività criminale dell'imprenditore, già denunciato più volte per frode fiscale, emissione di fatture false e continue violazioni alla normativa sul lavoro. Il cinquantenne era titolare infatti di oltre una trentina di società operanti nel settore immobiliare ed edile, intestate a prestanome ma che di fatto gestiva personalmente. I soldi guadagnati e nascosti allo Stato gli avevano permesso di acquistare case ed appartamenti, poi intestati ad altre società che ufficialmente non avevano nulla a che fare con lui. I finanzieri hanno calcolato che, negli anni, l'uomo sarebbe riuscito ad evadere oltre 100 milioni di euro. Il Tribunale di Milano nelle scorse ore ha disposto il sequestro di 25 immobili tra le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Parma e dei soldi contenuti nei conti correnti dell'imprenditore che ora dovrà affrontare un processo per evasione fiscale. Si risolve almeno in parte il giallo del corpo ritrovato senza vita al confluente a Pavia. È stato svolto il riconoscimento ufficiale, si tratta proprio dello studente di medicina irlandese che risultava scomparso da venerdì. Bisogna però ancora chiarire le cause del decesso, ci sono molti indizi che portano al suicidio, ma le indagini non sono ancora chiuse. È di Srikar Pusarapu, lo studente irlandese di origine indiana, scomparso venerdì mattina. Il corpo ritrovato nel tardo pomeriggio di domenica in un boschetto vicino al confluente di Pavia. Questa mattina il padre ha effettuato il riconoscimento all'Istituto di Medicina Legale. Bisognerà attendere l'autopsia per fare chiarezza sul motivo del decesso, ma la pista del suicidio sembra quella più plausibile. Srikar, 21 anni, abitava a Green Campus e frequentava il terzo anno del corso in lingua inglese di medicina. Venerdì mattina avrebbe dovuto prendere un aereo per Londra, ma in Inghilterra non era mai arrivato. Gli amici, non avendo sue notizie da diverse ore, avevano lanciato l'allarme e avvisato la polizia, che aveva dato inizio alle indagini nella giornata di sabato. Il cellulare del giovane era stato in seguito localizzato proprio in località confluente, a poca distanza da Viale Venezia. In un boschetto, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno trovato il corpo del 21enne senza vita. Il ragazzo non avrebbe lasciato messaggi per spiegare il motivo del suo gesto e non è escluso che nelle prossime ore i genitori possano essere sentiti dagli inquirenti per cercare di fare luce sull'intera vicenda.
Cambiamo argomento, continua a Vigevano la querela politica sulla gestione degli asili. Dopo la decisione dell'amministrazione comunale di esternalizzare progressivamente tutti i nidi e di chiudere alcune sezioni delle materne. In fine settimana è stato ospite a Vigevano l'onorevole D'Ottavio del PD, che è uno degli autori della nuova legge 06 che dà dei finanziamenti ai servizi per la prima infanzia. Ebbene, soldi che erano stati definiti insufficienti dal sindaco Sala, divisi fra tutti i comuni italiani. Allora sentiamo le risposte del Partito Democratico. Mette a disposizione circa 270 milioni per i prossimi 3 anni per fare in modo che ai bambini e alle bambine da 0 a 3 anni vengano offerte pari opportunità in tutta Italia, in modo particolare aprire servizi per l'infanzia dove non ci sono e rafforzare quelli che già ci sono. Il sindaco ha detto che questi soldi di cui lei ha parlato, circa 270 milioni divisi su tutto il territorio nazionale, sono troppo pochi e per un comune di 60.000 abitanti non si vedranno i benefici. Arrivasse qui un piccolo contributo al comune che consenta di far pagare di meno il servizio alle famiglie, le famiglie lo apprezzeranno. Io non credo, per esempio, che il tema, da quello che ho potuto capire, sia quello di risparmiare puntando ad una riduzione della qualità. Io credo che, per esempio, qualunque sia il tipo di gestione, o gestione diretta del comune o gestione in appalto, come dice questa legge, noi abbiamo bisogno di operatori qualificati. Il sindaco ha risposto sminuendo il valore di questi fondi, facendo la battuta dicendo che in realtà si tratterà di 50 euro a comune all'anno. In realtà, facendo i calcoli, considerando i comuni italiani che hanno più di 5.000 abitanti e quindi nidi comunali, i fondi salgono decisamente, quindi si arriverà per il primo anno a circa 26.000 euro a comune, che chiaramente non andranno a risolvere tutti i problemi che indubbiamente gli enti locali hanno, ma andranno comunque ad alleggerire il carico finanziario di questo servizio. Elezioni comunali a Mortara, presentazione ufficiale per la candidata Paola Savini, che dopo la rottura con Forza Italia si presenta in maniera autonoma. Sentiamo che cosa ha detto il microfono di Iose Lattari. Oggi siamo qui per presentare la lista, le nostre forze per Mortara, Paola Savini sindaco. Dopo molti tentennamenti con Forza Italia abbiamo deciso di fare questa lista civica che rappresenta il vero spirito del centrodestra a Mortara, è supportata da tutta la sezione che negli ultimi 5 anni ha lavorato con me per fare politica di centrodestra a Mortara, e partiamo convinti più che mai che sia l'occasione buona per dare un punto di riferimento all'elettorato che si è un po' stufato dei tira e molla dei partiti, dei teatrini della politica e del poltronismo. È sotto gli occhi di tutti quello che è successo a Mortara. Noi, orgogliosi della nostra identità rappresentativa del centrodestra, affrontiamo questo percorso elettorale con la convinzione di poter rappresentare una grandissima parte dell'elettorato. La difficoltà sarà quella di far arrivare il nostro messaggio a tutti gli elettori, casa per casa ci impegneremo e cercheremo di utilizzare tutti i mezzi possibili per far arrivare il nostro messaggio, che è un messaggio di sviluppo per la città, di proiezione della città verso il terzo millennio, affinché si possa dissipare quest'idea di un futuro di Mortara solo come città dormitorio. Noi abbiamo grandi progetti che non hanno bisogno di grandi risorse finanziarie, ma progetti che hanno bisogno di volontà, di pubbliche relazioni, di consenso nei confronti della città e dell'elettorato. Partiamo oggi e speriamo di arrivare lassù. Qualche settimana fa ci eravamo occupati della società Pavia Città Internazionale dei Saperi, di proprietà del comune di Pavia, segnalando che mancava chiarezza nei bilanci. Ebbene, sono arrivati ulteriori documenti, ma ci sono ancora delle cose da verificare. Servizio di Mario Fortunato.
Dove vanno a finire i soldi dei contribuenti? È la domanda che ci siamo posti un mese fa circa, osservando i conti dell'Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi, fondata nel 2008 da Comune di Pavia e Fondazione Banca del Monte per valorizzare la cultura in città e che campa principalmente di contributi pubblici. Due le anomalie riscontrate, l'assenza del bilancio del 2016 e la rendicontazione poco chiara di alcune spese. Dopo un accesso agli atti del consigliere comunale del nuovo centrodestra Nicola Gnutta, le idee non sono affatto più chiare. Quel che è certo è che il comune di Pavia continua ad alimentare l'associazione in maniera sostanziosa, 158.000 euro di contributi nel 2016, a cui vanno aggiunti altri 76.000 euro di Pavia in Rete, progetto sempre del Mezzabarba, e di 5.000 euro di ASM Pavia. Con l'aiuto di altri sostenitori minori si arriva alla corposa cifra di 300.000 euro circa di ricavi, a fronte di altrettante spese. Spese, a dire il vero, non sempre chiarissime. A chi saranno mai andati i 20.000 euro per Pavia Barocca e gli 11.000 euro per spese varie per la mostra sui macchiaioli? Per non parlare del festival barocco e di Natale per altri 12.000 euro. E Saperi e Sapori ed ancora una volta Festival di Natale per 10.000 euro. E così si potrebbe proseguire per decine e decine di migliaia di euro di soldi pubblici. Un generico contributi a terzi è scritto nel bilancio, a cui presto speriamo di poter dare un nome. Un pedone è stato investito in mattinata in corso Milano a Vigevano. La vittima è una ragazza di 30 anni, poi ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale civile. La donna stava attraversando la strada in prossimità delle strisce quando è stata urtata da un'auto. I soccorsi sono stati allertati velocemente, un'ambulanza della Croce Azzurra si è recata sul posto in codice rosso insieme a un'automedica. Fortunatamente, dopo una prima analisi, si è compreso che le condizioni della vittima erano meno gravi di quanto si temesse. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. Spettacolare incidente invece nel pomeriggio a Voghera, un camion con rimorchio ha avuto un problema nell'affrontare il rondò Cartucci, la motrice si è rovesciata mentre il rimorchio è rimasto in piedi, infatti è avvenuto poco dopo le 15, immediata la mobilitazione di soccorso, intervenuti per verificare le condizioni dell'autista, un uomo di 54 anni. Dopo un breve consulto medico con gli uomini del 118 si è convenuto che non era necessario il passaggio in pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, mentre la polizia locale ha regolato il traffico. Da verificare le cause dell'incidente, forse dovuto a un errore di manovra. Il soccorso Euroexpress ha poi portato via il camion, mentre gli specialisti di sicurezza e ambiente hanno ripulito la strada. Torniamo a Pavia, dove è stato presentato il bilancio dell'azienda servizi alla persona, ormai da oltre 10 anni in pareggio. È l'unica azienda di questo tipo in Lombardia ad aver conseguito questo risultato. Ma guardi, innanzitutto si possono accettare le sfide che l'attualità ci pone solo avendo dei collaboratori che hanno grandi conoscenze, grandi professionalità e grande professionalità e determinazione. Questo è un po', se vogliamo chiamarlo, il segreto del nostro successo aziendale ed è stato quello nel corso degli anni di aver incentrato le nostre attività, le nostre risorse su quelle situazioni, su quei servizi dove abbiamo avuto ottimi riscontri a livello territoriale, quindi abbiamo la certezza di aver riscontrato delle esigenze reali e aver professionalizzato i nostri collaboratori, i nostri dipendenti in modo da essere punto di riferimento non solo provinciali per tanti segmenti di attività. Il lavoro è stato compiuto, è stato seguito da un'equipe, diciamo, amministrativa che si è dimostrato oltre all'altezza dei problemi. Ecco. Quindi questo mi sembra un dato fortemente positivo. L'impegno del Consiglio poi sarà anche quello di integrare questa positività di tipo economico, amministrativo, anche con la qualità dell'assistenza, ma qui già ci siamo, ecco, e siamo ben soddisfatti. Adesso con i direttori medici ci integreremo ancora di più per poter valutare e osservare tutto da ancora più vicino. Pausa pubblicitaria, torniamo fra poco per la seconda parte. Ben ritrovati ancora con Pavia Italia, ripartiamo da Stradella dove sta avviandosi a conclusione il concorso indetto dal Comune per premiare con un piccolo contributo economico le idee sviluppate dagli studenti delle scuole superiori, idee che magari sarebbero avere anche un risvolto operativo economico, chi lo sa.
dall'applicazione per rendere la bici intelligente a quella che porta la spesa ordinata al contadino direttamente a casa, fino al campo da paintball, gioco che sta spopolando tra i giovani in diverse città europee. Non si può certo dire che agli studenti di Stradella manchi l'ingegno, e se le idee possono diventare progetti concreti di impresa, start-up, come si dice oggi, meglio ancora. Sta per concludersi la seconda stagione del Cantiere delle Idee, un progetto lanciato dall'assessorato al lavoro in collaborazione con le scuole cittadine, vero e proprio concorso per cui il Comune ha stanziato 7.200 euro che andranno ai primi 6 classificati. Anche se non sono grandi cifre, ma questi ragazzi qui, un riconoscimento anche economico che non dico che potrebbe permettere loro di iniziare l'attività, ma comunque è un segnale che si vuol dare appunto dell'attenzione che l'amministrazione ha nei loro confronti, e non è solo un'attenzione così, no? di attestati così, ma anche un'attenzione di riconoscimento economico, perché queste start-up, e nella prima edizione mi sembra che un paio stiano andando a buon fine, abbiano una realizzazione. Ci auguriamo che siano molte le realtà imprenditoriali presenti 19, in modo tale che questi progetti, che peraltro mi dicono siano ancora più belli dell'anno scorso, possano avere uno sbocco. La premiazione è in programma per venerdì 19 al Teatro Sociale, ma quella del Cantiere delle Idee non è la sola iniziativa a cui si pensa in una città dove parlare di lavoro significa sempre più spesso parlare di logistiche e anche delle difficoltà dei lavoratori a vedere riconosciuti i propri diritti. Il tavolo permanente dell'assessorato al lavoro ha progettato, unitamente, torno a dire, sempre al laboratorio dell'Unitre, una serie di iniziative per preparare questi giovani che già fanno dei corsi per le logistiche, ma finanziati dalle ditte o dalle cooperative, ma per dare un indirizzo anche come amministrazione, per inquadrare bene, per far capire loro a cosa vanno incontro, i diritti, i doveri e soprattutto la preparazione tecnica che devono affrontare per inserirsi in questo mondo. Sono stati sorpresi dalla polizia mentre imbrattavano delle autovetture in sosta, scaricando sulle carrozzerie la schiuma di alcuni estintori. Per questo motivo due minorenni italiani sono stati fermati dagli agenti della squadra volante di Vigevano. I poliziotti hanno in seguito appurato che gli estintori erano stati rubati da un vicino condominio. I due ragazzi di conseguenza sono stati denunciati per danneggiamento e furto al Tribunale dei Minori. L'ex ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, si è recato in visita a San Nazaro per inaugurare un defibrillatore installato nella sede delle scuole medie. È stata l'occasione per un'intervista con il nostro direttore Stefano Calvi. Onorevole, un ritorno a San Nazaro per ricordare una persona a lei molto cara. Certo, sono qui proprio per ricordare Amos Cheretti, una splendida figura di amministratore, di uomo politico, tanto ha fatto per, e non solo per, San Nazaro. Quindi mi fa piacere essere qui in occasione del conferimento alla scuola di un defibrillatore, che è un'iniziativa che Amos aveva nell'animo e che è stata potuta realizzare oggi. Lei è stato ministro degli interni in un periodo difficile, quello degli anni di piombo. Cosa si ricorda di quel periodo? Sono anni difficili che abbiamo attraversato con grande volontà di venire a capo di una difesa del paese. Il paese è stato allora offeso dalla violenza e ha combattuto la violenza rimanendo sempre uno Stato di diritto. Questo è il ricordo che ho di quegli anni. Qual è la prospettiva della politica di oggi? Ma io voglio essere ottimista. Abbiamo avuto qui dei ragazzi giovanissimi di questa scuola. Ebbene, dobbiamo essere molto attenti a non aggiungere cose negative a cose negative. Occorre lo sforzo di tutti per riuscire a vincere una ulteriore sfida che si presenta alla democrazia. La democrazia non è mai un traguardo raggiunto una volta per sempre, bisogna guadagnarla giorno per giorno. Da ormai 5 anni gli angeli colorati di Vigevano portano allegria negli ospedali e non solo. Per il loro compleanno è stato organizzato un flash mob in Piazza Ducale. Vediamo un breve estratto con le immagini di Jose Lattari. Occidentali scarma. Occidentali scarma.
Così si conclude questa edizione di Pavia Italia. Ci salutiamo qui, arrivederci.